concerto a San Giusto in memoria delle vittime del coronavirus. È quello andato in scena ieri sera in cattedrale e trasmesso in diretta da Tele4. L'iniziativa è stata voluta dalla Diocesi di Trieste in collaborazione con l'associazione musicale Aurora Ensemble e con il contributo della Regione Friuli Venezia Giulia. Le armonie dell'orchestra da camera regionale diretta dal maestro Romolo Gessi sono state precedute da alcune parole sentite del governatore Massimiliano Fedriga. Sono emozionato perché i mesi che abbiamo visto alle spalle sono stati mesi che hanno visto tutta una comunità, quella regionale, combattere insieme contro un nemico ancora sconosciuto. Io ricordo, qui c'è il vicepresidente Riccardi, io ricordo le notti in cui ci sentivamo anche alle 2, alle 3, alle 4 di notte e dovevamo ascoltare il dramma di quei momenti e contare le vittime innocenti della pandemia. Un evento che ci vede ancora dentro la pandemia. L'orchestra suona con le mascherine, e ringrazio, o con il distanziamento necessario per dover suonare, è entrato con le mascherine, con delle regole che ci hanno allontanato dalla quotidianità, ma che dobbiamo essere in grado di riconquistare. Dunque è stata la volta del vescovo di Trieste, Giampaolo Crepaldi, di spiegare il perché della scelta musicale associata al ricordo dei tanti scomparsi a causa del Covid. L'esecuzione dell'opera musicale di Franz Joseph Haydn, intitolata Le sette ultime parole del Redentore sulla croce, nell'intento di associare i nostri morti alla morte del Signore Gesù. Con questo concerto, inoltre, vogliamo condividere con una partecipazione densa di affetto, di vicinanza, di cordoglio, le lacrime dei loro familiari e amici. Ed ecco uno dei brani che hanno voluto omaggiare in musica quelle tante anime, quei tanti amici che sono stati sopraffatti dal virus.